Ciao a tutti, benvenuti nel video del giovedì. Oggi faccio le veci di Silvia che mi ha proposto di fare questo video su richiesta di alcuni di voi che chiedono come esercitare, come sviluppare la capacità di rimanere in sospensione durante i movimenti di salto in avanti o salto indietro. Da Dukha Svanasana verso le posizioni sedute, il cosiddetto jump through. Allora, premesso che per passare dalle posizioni sedute o nelle posizioni sedute non è assolutamente indispensabile rimanere sospesi da terra, cioè ci si può benissimo sedere facendo dei passi in questo modo, incrociando e stendendo, idem andare indietro, perché la qualità del nostro yoga non dipende dal fatto di rimanere sospesi da terra. Se abbiamo piacere di apprendere, di prendere controllo del nostro corpo anche da questo punto di vista, una cosa utile da fare è sviluppare sicuramente la capacità contrattile della parete addominale. Quindi, prima di iniziare a lavorare sugli asana, sul movimento sul vinyasa, prova a riscaldare la propria parete addominale facendo degli esercizi veri e propri, quindi magari tenendo i piedi a terra, afferrarsi il cavo popliteo e scendere e risalire senza staccare i piedi da terra. Piuttosto, e questo potrebbe essere fatto magari in 3 serie da 10 movimenti. Idem fare il cosiddetto criss-cross, quindi stendere una gamba e portare il gomito verso il ginocchio opposto e fare anche questo movimento per 3 serie da 10, okay? Avendo cura di non alzare, di non inarcare la zona lombare, ma di rimanere piatti a terra. Questo per riscaldare la parete addominale, quindi poi averne una maggiore capacità contrattile e controllo durante i movimenti. Poi il movimento di jump through può essere fatto magari inizialmente adoperando delle mattonelle. Vediamo queste qua un po' scrause di schiuma di polistirolo, quello che è, ma possono esserci magari anche quelle di legno piuttosto che quelle di sughero, che sono molto belle, molto piacevoli anche da toccare e non si deformano. Queste un pochettino tendono a deformarsi e a prendere diciamo, l'avvallamento, no, del polso della mano, però diciamo che per un po', se non abbiamo alternativa, questo qui fanno il loro lavoro. Poi comunque è una cosa che un supporto che utilizziamo pro tempore. Quindi questo ci permette di avere qualche centimetro in più da terra. Quando saltiamo iniziamo magari a fare questo lavoro. Guardiamo avanti, questa è la cosa importante. Se io guardo a terra qua, i piedi rimangono qua, il corpo rimane qua. Per passare con le gambe dobbiamo cercare di guardare avanti. Allora magari le prime volte faremo un salto incrociando le gambe e cercando di rallentare la discesa a terra. E teniamo i piedi a terra in questo modo e poi usiamo ancora gli addominali per sollevare un po' i glutei e stendiamo le gambe, idem andando indietro. Piano piano cerchiamo di rallentare sempre di più e di rimanere in sospensione quando passiamo con le gambe in mezzo alle braccia. Inspiriamo e passiamo con le gambe in questo modo. Se lo facciamo con la mattonella, abbiamo quei centimetri in più che ci consentono di non essere appesantiti e di non premere tanto sulle gambe le prime volte, quindi di riuscire a passare, di capire quando anche è il momento di stendere le gambe. Mentre invece, se vogliamo sollevarci molto di più, cioè se vogliamo rimanere in sospensione più a lungo, dobbiamo imparare a alzare i glutei e l'osso sacro nel momento di salto, perché nel momento in cui saltiamo, se saltiamo solamente avanti, qua siamo già bassi e quindi dobbiamo solamente cercare di tenere gli addominali e sollevarci, fare tipo l'ollasana, fare questo per passare con le gambe. Se invece vogliamo alzarci di più o rimanere maggiormente in sospensione, quello che dobbiamo aumentare è l'altezza delle anche in questo salto. Quindi può essere utile imparare a fare un po' di volte questi salti. È un esercizio che abbiamo fatto diverse volte con Shana Mileson per
per imparare appunto a stare in posizione verticale, in equilibrio in quel modo, è quello di battere i piedi, iniziando magari con un battito, poi due, poi tre, anche per spostare un po' l'attenzione su un altro particolare. Noterete che le prime volte si tende magari a fare questo errore, a flettere le ginocchia, stenderle per un istante e poi rifletterle in questo modo. E quindi spostare poco il bacino avanti, magari guardatevi, guardate foto allo specchio, vi filmate per vedere se questo succede. E bisognerebbe cercare invece di flettere le ginocchia prima del salto e poi di stendere le gambe. Quando impariamo a fare questo, un po' di volte, solleviamo i glutei, solleviamo i glutei, e abbiamo, con le gambe distese abbiamo chiaramente molto più peso che ci riporta indietro. Poi, quando siamo su, pieghiamo le gambe e scendiamo. Quando siamo su, battiamo i piedi. 1, 2, 3, 4, quante volte riusciamo. In quel momento, cioè quando noi siamo in equilibrio con le anche sopra le spalle, così, non sentiamo peso e quindi, diciamo, non è indispensabile mantenere la barretta addominale attiva. Questo significa che se la rilasciamo, se la lasciamo andare, quando scendiamo le gambe crollano e cadono pesantemente a terra. Vi faccio vedere. Succede questo. Noi saltiamo bene, poi boom, le gambe scendono. Allora, per riuscire a frenare il movimento negativo, la discesa, e quindi controllare il corpo mentre scendiamo e facciamo il sit-through, dovremmo tenere già gli addominali attivi mentre saltiamo, perché altrimenti non li ribecchiamo più. Quindi, quando saltiamo, teniamo gli addominali attivi e poi passiamo in mezzo in questo modo. Allora riusciamo a sollevarci e poi scendere. Man mano che impariamo a fare questo, e quindi ad avere maggiore capacità contrattile degli addominali, possiamo anche evitare di incrociare le gambe e passare con le gambe dritte distese, cosa che, ancora una volta, ritorneremo alla fase di progettazione con le nostre mattonelle. Saltiamo e passiamo in mezzo con le gambe guardando avanti. Facciamo questo, passiamo e saltiamo in mezzo e poi facciamo la stessa cosa senza le mattonelle. Saltiamo e passiamo in mezzo con le gambe dritte distese. Allora, ricapitolando, usiamo prima le mattonelle per capire come sollevare le ginocchia da terra, come attivare gli addominali quando siamo in questa posizione, come per fare l'ollasana, per far passare le gambe. Poi cerchiamo di fare questa cosa senza le mattonelle. Quindi da qua saltiamo, incrociamo, manteniamo attivi gli addominali e stendiamo. Anakin, molto bene, e poi impariamo a fare questo movimento saltando più in alto con i glutei, quindi facciamo questo, rimaniamo in equilibrio quanto possibile, manteniamo gli addominali attivi e poi passiamo in mezzo con le gambe. Dopodiché impariamo a passare con le gambe dritte. Così, essenziale avete visto guardare avanti, se no ci incartiamo qui sul posto, e poi passiamo con le gambe distese senza le mattonelle. In questo modo. È un po' di carne al fuoco. Se avete dubbi, domande, incertezze o trovate un ostacolo, una difficoltà che non è stata sviscerata nel video, vi preghiamo di farcelo sapere, di contattarci, magari anche nei commenti, in modo tale che avremo modo magari di ritagliare un pochettino più su misura alcuni consigli e suggerimenti. Saluta Anakin, diciamo ciao con la zampina. Per oggi è tutto, vi salutiamo, grazie, alla prossima.